Ah, ragazzi, sono stanchissimo, ve lo dico subito, e quindi faccio sta recensione mentre torno camminando perché non ce la faccio a sedermi, perché nel momento in cui nel caso in cui mi sedessi mi addormenterei all'istante. Quindi si gira così la recensione di When Evil Lurks di Rugna, mi pare fosse il regista argentino. Mi pare di sì. Mi scuserete, ma è così, stasera. Ah, stanchissimo. Non ce la faccio più. Ah, vorrei dormire per 24 ore di fila. Allora. Ci arriva un sacco di cose su questo film, che nel complesso non mi è dispiaciuto, perché è fatto benino, devo dire. Però qualche difettino legato anche al genere horror. Non è completamente originale, ma ha una storia almeno. Mi ha ricordato, dopo vi spiego meglio perché, Supernatural. Fa sempre piacere. Una serie che amo. Fino a una certa stagione, perché poi alla decima risulta ripetitivo, no? Ho provato a stoppare per 3 volte e non ce l'ho fatta. Come sono messo? Dicevo, no, niente, che cazzo dicevo? Ce la faccio stasera, stanotte, anzi. Di che parla sto film? Facciamo a breve. In un, non lo so, in un buco di paese vicino a Buenos Aires, suppongo, con 3 case e 2 fattorie, c'è una possessione di un uomo che deve essere ucciso per liberarsi della possessione, ma ci sono delle persone che sono degli esperti e questi esperti non arrivano, per cui qualcuno se ne occupa da solo e fa il casino perché risveglia sto demonazzo, insomma, che è anche un po' mezzo zombie, perché il demone entra da un corpo all'altro, nel caso questi i corpi vengano uccisi normalmente, quindi con le armi da fuoco. Invece, qualora il corpo venisse purificato col rito di sto cazzo, allora si può salvare il corpo, credo. E la situazione invece no. Vabbè, comunque, sti due fratelli fanno iniziare il casino con una scusa pietosa, e non dirò qui. Perché, vabbè, una cazzata, solita cazzata dei film horror. Cioè, tipo, chiudi la porta e poi non la chiudono, ecco, per dire. Qua è simile, non dico troppo. Vabbè, e quindi arriva sto demonazzo che se ne va in giro per il paese, lì vicino. Uno dei due vuole salvare la sua famiglia, eccetera, eccetera. Il demonazzo arriva e fa bordello. Riuscirà nel suo intento? Lo scoprirete guardando il film, non ve lo dirò io. Essenzialmente questa è la trama. Voglio lodare la... Ai, fa male il braccio. La regia e la fotografia. Perché, tutto sommato, questo film, rispetto a tanti horror che non sono così originali, punta tanto sul lato visivo, che funziona. Cioè, ha dei bei momenti. Ok? Cioè, la tensione, nonostante la banalità di quello che sta succedendo, è palpabile, e infatti il film usa ben pochi jumpscare, la metà rispetto alla media degli horror, 6-7, sono pochissimi, perché riesce comunque a inquietare. Ci sono diverse location che cambiano, quindi un road movie, se vogliamo dire così, dove il demone ti insegue. Però sto demone è un compotrollone ed è un problema questo, che un difetto che dirò adesso. È ingegnere e ha le lauree, mi spiego. Tutta questa storia per sconfiggere il demone e tutte le regole che stanno attorno al demone sono un po' troppo elaborate per un film horror. Cioè, ci sono 7 regole e devi farle nel giusto ordine. Ma sto demone può entrare in più corpi contemporaneamente. Ma per capire se è un demone devi guardare le dita delle mani. Insomma, è un po' scientifica sta cosa. Quindi, da un lato la trama vuole essere più complicata del solito, ma dall'altro poi cadi un po' nel ridicolo, perché allora sto demone
è un po' come in Supernatural, che mi piace anche per questo, dove hai delle regole molto fisse, questa luce che fisse, che però li hanno più tempo per essere spiegate. Qui in un film così breve stona un po', perché ci sono un sacco di, non so, limiti del demone, i poteri del demone, eccetera, eccetera. Quindi è un po' strano. Quindi sto demone è un trollone, furbissimo, eccetera, eccetera. Detto ciò, la regia funziona, la fotografia funziona, ho detto. La regia anche dei bei momenti, riesce a dosare il buio nelle varie location tutte diverse, anche se non sono tantissime. Cioè, non è che hanno speso tanti soldi per sto film, si vede, il solito horrorazzo. Anche qua le cicale, anche a luna di notte. E la storia, ci colleghiamo, non è granché, perché ha due buchi di sceneggiatura, secondo me. Quello iniziale, che scatena l'inferno, e il finale, dove succede una certa cosa, perché sì, non è proprio così convincente la narrazione, nonostante voglia si accentri tutto sui rapporti familiari di sti due fratelli, quindi si punta sull'emotività, in un certo senso si raggiunge pure. Quello che non convince tanto sono gli attori, perché se il protagonista, quello che ha l'ex moglie per intenderci, è un po' più bravo, l'altro fratello mica tanto, gli attori sono un po', non dico di serie B, si impegnano, ma non sono granché, devo essere sincero, non sono affatto granché. Quindi in questo senso, trucco prostetico funziona. Ah, c'è una bella componente body horror, una delle più angoscianti e più repulsive, ripugnanti più che altro degli ultimi anni, questo glielo concedo. Quindi c'è proprio lo schifiltoso, dice, mamma mia, lascia sta, ma che cazzo. E questo è comunque un pregio in questo tipo di film, non sempre. In The Boys, per esempio, è di troppo, invece qua funziona. Regia, sceneggiatura, musiche, sì, funzionano per quello che devono fare. Quindi nel complesso lo trovo un film, ci sta, nel senso è un horror onesto, non lo so, gli darei un 5,5, tutto sommato carino. Però ci sono dei passaggi narrativi un po' sbrigativi, e sti personaggi neanche li conosciamo davvero così bene. Però tutto sommato non c'è male. Iscrivetevi, sono stanco, ciao.